Ciao amici di Volare sui Cieli Italiani, sono Marco Cervella e oggi sono all'aviosuperficie del Trasimeno in Umbria e sto aspettando un personaggio per il quale l'amore per il volo e per gli aerei va oltre la semplice passione. Vedo che sta arrivando in volo sul suo Danny Boy, un aereo con il quale gira gli aeroporti e le aviosuperfici di tutta Italia. Mi farò raccontare da lui stesso i motivi per i quali vola per così tante miglia, non più per il suo lavoro di pilota, come faceva un tempo, ma per un motivo che mi ha colpito e credo toccherà anche il vostro cuore. Ciao Mario, benvenuto a Castiglion del Lago. Grazie Marco, eccoci qua, finalmente ce l'abbiamo fatta. Come va? Bene, come stai? Molto bene, ciao. Grazie. Ma che bell'aereo, ma che aereo è? Questo è un Black Shep Prime, costruito a Monopoli. E io l'ho battezzato Danny Boy. Tutto italiano? Tutto italiano. Motore? Motore Rotax 100, aspirato normale ULS. Cielo nelle fibre di carbonia. Molto affusolato, quindi immagino sia anche un aereo molto veloce. Sì, abbastanza veloce. Sui 125 nodi la velocità di crociera è 75% di potenza. Quando atterri su una aviosuperficie così in erba? Io avvicino a circa 65-60 nodi, diciamo, questo per essere nella parte, per essere sicuri, insomma. Ecco. Bella elica, passo variabile, vedo. Sì, sì, e questo è un passo variabile, una elica MTV, passo variabile idraulico. Idraulico. Quindi puoi modificarla anche in volo? Certamente, manualmente. Vecchio stile, insomma. Sì. Come mai quasi tutti i produttori italiani, ma anche internazionali, montano sui loro velivoli dei motori Rotax? Perché sono più comuni. Quindi si trovano facilmente parte di ricambio. Soprattutto al sud Italia, ma produciamo sì. Aerei fantastici. Sì, assolutamente. Ma diciamo in tante parti d'Italia, c'è l'Alpigolo, c'è certo. La Black Shep, la famosa Tecnam, of course, certo. Naturalmente. Quindi tu sei un ex pilota all'Italia, sbaglio? Sì. Ex comandante all'Italia. Comandante, sì. Su che aerei voli? Io volavo ad Airbus 330. Quindi immagino che ci sarà una bella differenza tra pilotare. Eppure devo dire che questo aereo ha un sistema di navigazione e di, diciamo, un sistema Dynon di navigazione, che è molto complesso, tipo Garmin, diciamo, e c'ha tantissime cose per navigare, c'ha pure l'autopilota, sistema di navigazione autonomo, naturalmente GPS, è veramente un aereo molto sofisticato. Dovessi nominare un pregio, diciamo la velocità e la bellezza, naturalmente la velocità e la bellezza sono le due cose principali, dice. Per andare lontano è molto confortevole, diciamo, molto filante, arrivo subito, diciamo, confronto agli altri aerei, c'è una velocità di 130 nodi, 130 nodi in crociera, con una quota circa 5.000 piedi, così 5-6.000 piedi. Presenta particolari difficoltà di pilotaggio? Diciamo che bisogna stare attenti, insomma, certamente non è un aereo da principianti. Motore bello, pulito, sì. Guarda, vedo doppio carburatore. Sì, sì. Un bellissimo collettore d'aspirazione dell'aria. Sì, assolutamente è stato fatto in modo che va nella fusoliera,
liquido refrigerante. Senti, ma queste parti del motore sono costruite dalla ditta che fa il motore oppure... Sì, sì, tutto questo è dalla tutto ditta. Tutto costruito dalla Rotax. Poi loro, sì, anche il variatore idraulico dell'elica. Sì, dell'elica, è quello qua, sì, è questo qua. Molto bello. Questa, sì. Quindi, questa è la pompa, questa è la pompa dell'olio? No, della benzina. Della benzina. Sì. Quindi ha una sola pompa? No, due pompe, una elettrica e una, okay. Del motore idraulico. Quindi nessun booster, per esempio, di... No, no, questo non è un motore, non è aspirato. Non, certo, non ha bisogno. No. Sono... tutto coperto, tappezzato di firme, sì, fatte col pennarello, sì. Io so perché, ma vuoi spiegarmelo? Certamente, volevo ricordare mio figlio che è appunto morto 2 anni e mezzo fa per un incidente alle porte dell'Urbe, perché sono caduti nel Tevere, tutto si è salvato e lui purtroppo è perito. Sì, ricordiamo che stava facendo una lezione di volo con un istruttore, sì. E durante un decollo ha stallato. È stato perso il controllo e è andato, toccato un albero e è andato poi nel Tevere. E quindi io, diciamo, per il ricordo suo, sto girando aeroporti, superfici, campi volo e facendo mettere le firme dall'astronauta al bambino che è addirittura il mio cane. Ho fatto firmare pure il mio cane. La cosa importante è l'obiettivo che io voglio con queste firme è quello che si ricordino tutti questi ragazzi che perdono la vita con l'aereo, non solo i ragazzi, ma tutta la gente dell'area, e non sono ricordati. Io so che hai fatto anche una richiesta specifica, sì, all'Aeroclub Italia, sì, all'ENAC, a tutti gli enti che potrebbero, sì, in qualche maniera... Sì, aiutarmi ad raggiungere questo obiettivo. Sì, ci sto provando, ma trovo un po' di difficoltà, devo dire la verità. Io proseguo nel mio intento a raggiungere questo obiettivo. Stimolare la sicurezza, soprattutto. Prima di tutto è stimolare la sicurezza. Infatti ho anche un'associazione che si chiama Associazione Aeronautica Ali Spezzate, che diciamo anche quella lì parla anche di sicurezza aerea principalmente. Per esempio i piloti militari, ecco, ricordano i loro caduti, è una cosa bellissima, nel reparto. Certo. Invece per i piloti civili non c'è questo ricordo. Quindi sarebbe bello, diciamo, anche delle Aeroclub Italia o dell'ENAC stessa. Certo. Non solo per le vittime civili, ma principalmente per la gente dell'aria. Ecco, questo è il mio proposito. C'è una canzone bellissima che si intitola L'anno, il posto e l'ora, e parla in maniera così leggera, così eterea e gentile di un pilota che precipita col suo aereo, ma ne parla come un uomo che è trasportato dal vento, e dicono appunto: un uomo è vento quando vola, e come il vento niente mai lo disperderà. Bellissimo, non lo conoscevo, bellissimo. Senti Mario, ma quando facevi il pilota in Alitalia ci sarà un aneddoto di volo, una cosa che sì, ti è capitata? Per esempio una volta facevo un volo da comandante, ancora volavo col 321, 320, un volo da Beirut, mi ricordo. Stavamo sorvolando Cipro e l'assistente di volo mi ha detto: guarda, la signora si sente male,
cominciato ad allarmare. Dopo circa 2 minuti dice: la signora sta malissimo, dobbiamo atterrare immediatamente. E preparo tutte le cartine e dirotto all'aeroporto dell'Arnaca. In avvicinamento, quasi in avvicinamento, mi dicono: la signora è morta. Com'è possibile? Atterro all'Arnaca, stavo per atterrare all'Arnaca, mi richiamo un'altra volta, la signora è viva. Cioè, no, una storia. E quindi poi è andato in ospedale e siamo partiti dopo circa 2 ore, 1 ora e mezza, insomma, tutte per sbrigare le pratiche, insomma. Ed è ritornata in aeroporto e volevo ripartire di nuovo. Con lo stesso volo? Sì. E tu? Dico, non posso. Ma cioè, tutto, voglio dire, un po'. Queste sono le tante cose che succedono. Senti, è una curiosità, sì. Ma quando succede un fatto di questo genere, sì, dove un aereo che consuma galloni e galloni, sì, di carburante è costretto a deviare la rotta, atterrare, sì, chi è che paga i danni? L'assicurazione? Questo non lo so. Sicuramente allora lo pagava l'Italia, però non so se poi se hanno un'assicurazione. Comunque, naturalmente, atterrando un alternato ho dovuto rifare carburante, eccetera. Infatti è preso un po' di tempo. Non ci sono differenze di genere sui piloti? Sì. Oggi, da poco, abbiamo recentemente avuto il primo equipaggio completamente femminile in Italia. Sì. Come pilotano le donne? Io ho fatto l'istruttore di volo negli Stati Uniti negli anni 80, 85, 86. E avevo delle studentesse donne bravissime, da tutte le parti del mondo, da tedesche, francesi. Qual è il futuro dell'aviazione leggera civile italiana? Ci sono un sacco di fabbriche in Italia, un sacco di persone che lavorano, e lavorano pure bene, con tantissimi sacrifici. Certo. Che costruiscono queste aeree. Vogliamo per esempio dire, tanto per citare un esempio, che la Tecnam vende alla NASA aerei. Certo, sì, diciamo, Tecnam, una fabbrica completamente Tecnam, diciamo, negli anni si ha un backlog d'aerei eccezionale, ottimi bimotori, monomotori. Anche belli, fra l'altro. Anche belli, sì, bellissimi, sì. Aerei certificati della Tecnam, ma sono molto più belli dei Cessna, insomma, non ci sono dubbio, non c'è dubbio. Ma anche la Black Shape fa di ottime aerei, adesso sta facendo l'altro modello, il Gabriel è molto bello come addestramento, Tandem è bellissimo, ma anche l'Alpicolo, non vorrei offendere altri, ma l'Alpicolo anche fa degli aerei stupendi, ci sono anche altre fabbriche. Ma anche piccoli costruttori. Anche piccoli costruttori, ma ovvio. Un numero limitatissimo. Sì, ma sono bravissimi, artigiani di una bravura assoluta. Senti, per rimanere sempre su una informazione di mercato, rispetto ad esempio agli aerei statunitensi oppure cecoslovacchi, i nostri aerei bellissimi italiani quanto costano? Possono andare da, diciamo, 80.000 fino a 300.000. Che quindi rispetto agli aerei esteri sono un po' più bassi come prezzi. Nuovi, naturalmente. Invece di seconda mano, l'aereo deve essere in generale di seconda mano, costa un po' di meno, però naturalmente ha dei costi di gestione superiori. Quindi, quindi vorrei specificare, un aereo ultraleggero tu ritieni possa dare un vantaggio di mobilità in Italia, perché può atterrare anche su un campo? Sul campo dei campi volo, sì, assolutamente, sono sicuro. Il problema è che sono due posti, sono tutti a 2 posti massimo, quindi diciamo non limitato così, però diciamo se tu lo vuoi utilizzare anche per lavoro, anzi, certo, ci sono tantissime superfici, tantissimi campi volo, certo, che ti possono portare ad andare, sì, a fare un lavoro sì, e poi tornare indietro tranquillamente. Certo. Senti, I costi operativi, guardi, sono come una macchina di lusso, ma neanche di lusso, diciamo media alta, non costa, la gente pensa che l'aereo costa tantissimo, non è vero, certo, ci sono degli aerei che costano quanto un'utilitaria, insomma, diciamo, secondo me si può benissimo utilizzare un aereo, specialmente l'Italia, per esempio ovest-est, sì, attraversare l'Italia, certo, è incredibilmente più semplice. Naturalmente ci devono essere le condizioni meteorologiche corrette, ma attraversare da est a ovest l'Italia è eccezionale. Questi aerei hanno un mercato dell'usato, immagino. Sì, assolutamente, come no, ci sono degli aerei come questo
tiene il suo valore? Sì, questo tiene moltissimo il valore, assolutamente, sì, sono prezzi, rimangono alti, persone particolari, di nicchia, insomma. Sì, c'è un mercato molto, sì, fra sì, l'altro, sì, molto, sì, sì, molto particolare. Si sta sviluppando. Sì, sì, sì. Ma ora anche io voglio scrivere il mio nome su questa fusoliera. E quando anche voi, amici di Volare sui cieli italiani, vedrete atterrare questo aereo inconfondibile, scrivete il vostro nome sull'aereo di Danny Boy, il ragazzo del vento.